Siamo a Monte Roduni nella pizzeria 2.8. Tutto ciò ha avuto origini tempo fa, la mia passione nasce da lontano, da quando vedevo le mie nonne darsi da fare, è stato allora che ho capito che avevo un amore per le cose buone, per il cibo, insomma. Il nostro impasto viene prodotto utilizzando esclusivamente farine biologiche italiane macinate a pietra, è un impasto semidiretto, non si svolge in un'unica fase. E a queste due fasi susseguono 48 ore di lievitazione in cui l'impasto ha tutto il tempo a disposizione per poter raggiungere un'ottima lievitazione meccanica e una lievitazione enzimatica per offrire la massima digeribilità ai nostri prodotti. Utilizziamo per lo più prodotti del territorio, mi piace valorizzare ciò che ci offrono i nostri allevatori e ciò che ci offrono i nostri contadini. Oggi preparo una pizza che si chiama marinara del pescatore. Seguitemi, andiamo a vedere come si fa. Per fare la marinara del pescatore abbiamo bisogno di un sammarzano DOP dell'Agro Sarnese Nocerino, pomodorino del Piennolo, olive nere itrane, capperi di Salina, origano fresco di montagna e delle acciughe di Cetara.